Nel momento in cui io creo la tabella clienti, vedete, il primo, e la visualizzo in visualizzazione struttura, il primo campo che automaticamente viene inserito nella tabella, viene inserito automaticamente da Access, è un campo ID. ID sta per identificativo. Questo significa che ogni cliente che io inserirò sarà identificato da un numero automaticamente inserito da Access. Per cui a questo punto posso cominciare a dare i nomi ai campi della tabella clienti. Ad esempio, i miei clienti ritengo che abbiano un nome, un cognome e appartengano ad una determinata città. Sto creando la tabella, vedete? Salvo la tabella, ho la possibilità di vedere la tabella clienti nella forma formato foglio dati. Vedete, ho la possibilità invece di vederla in visualizzazione struttura lì dove voglio apportare delle modifiche alla struttura. Se la vedo come foglio dati, automaticamente mi compare l'ID qui, che non deve essere compilato da me, ma viene aggiunto di volta in volta dal software, cioè da Access stesso. Scrivo Mario, Giunti, città Milano. Supponiamo che questo sia un mio primo cliente. Poi Francesca, Guidi, città Torino. Roberto, Salvo, città Roma. Michela, Lotti, città Salerno. Scendo ancora e scrivo Federica, Rossi, città Palermo. Allora, cerchiamo di capire bene. Io in questo momento ho 5 clienti, ognuno identificato da un ID ben preciso, cioè da un numero che viene assegnato automaticamente da Access, e ogni cliente ha un nome, un cognome e una città come campi, per cui abbiamo 5 record e 4 campi: il campo ID, il campo nome, il campo cognome e il campo città. È bene prendere adesso seriamente in considerazione, diciamo, la struttura di questa tabella per comprendere la logica delle relazioni tra le tabelle.